love. Roll me in designer seats, I never get a no. Emotions come, I don't know why. Cover up love's alibi. Don't be out the line. Call me any time. Call me my love. When you're ready, we can share the wine. Call me, chiama me. Call me on the line. Call me any time. Diego, penso che prima o poi dovremmo dirlo agli altri. Guarda, fosse anche solo per far schiattare quelle mie amichette zitelle, anche se non è che avrebbero molto da invidiare. Mara, non dobbiamo dire niente in giro. Sai, dovesse saperlo Matteo, si incazzerebbe. Andare a letto con la ex di un amico è davvero un colpo basso. Ora devo andare, ho un impegno. E come sempre, scappi sempre tu, eh? Come quegli altri, me lo volete dire una buona volta cosa state combinando? Non fare domande, amore mio. Amore mio? Sembra ieri che mi chiamavi stronza. Un attimo, mi sa che era ieri. Sei incredibile, mi piace da impazzire il tuo umorismo. E non so. Ehi, Casanova, con me non attaccano queste smancerie. Bello, eh? Una meraviglia. Questa terra è così. Qui ti viene voglia solo di sospirare. E le nostre clienti, le nostre amiche, chiamiamole come volete, in fondo non volevano altro che qualcuno con cui guardare questo spettacolo. Senza un uomo a fianco che ti fa preoccupare con pensieri tipo sarà una cosa troppo sdolcinata incantarsi, si starà annoiando, scommetto che muore dalla voglia di andare a prendersi una birra e guardare la partita. In certe coppie il silenzio è un problema. O è un vuoto pauroso da riempire di considerazioni inutili. Oppure è il sintomo che non c'è più nulla da dirsi. Insomma, il segnale di un fallimento. Con compagni affittati, invece, le signore erano libere di fare ciò che volevano. Recitami una delle tue poesie. Ma perché rovinare questa atmosfera? Sono gli unici minuti in cui non mi ha insultato. Recita, ho detto. Ho voglia di sentirti recitare una delle tue poesie. Magari
Una di quelle sull'attesa dell'amore o di una persona speciale. Ma io non... Dai, ho detto recita. Tante notti, osservato il mare, elegante anche in tempesta, e sempre accarezzato questi scogli e li ha resi lisci. Ne ha fatto sabbia fine. Amore mio, che ancora non conosco, diventa mare e accarezzami e consumami e leviga ogni asperità di solitudine e consumami e accarezzami. Bene, miei simpatici amici, non vi farò perdere tempo, perché ormai anche il vostro tempo è prezioso. E questi sono i vostri compensi. Ma ho ancora la vostra disponibilità completa? E allora forza, lavoro. Tu sai già con chi uscire, vero? Avevo un'altra cliente per te, ma la contessa è sembrata gelosa. E non vuole che tu veda qualcun altro. E non so cosa ci trovi in te, tanto sei deprimente. Madame Olimpia, a proposito di questo trattamento che ricevo, volevo parlarle. Dimmi, prego. In privato. Scusa, lasciaci soli. Pare che la faccenda sia seria. Allora, che succede? Ti vuoi lamentare? Sei quello che viene pagato di più? Il trattamento a cui sono sottoposto... Lo so. La contessa è sgorbutica, è esagerata. Ma ti ha maltrattato pesantemente? Sì, certo. Ma non è questo il problema. E che c'è? Spiegati meglio! Mi ha fatto degli avance molto espliciti. Oh mio Dio, la molestia è inaccettabile e va contro ogni principio in generale e in particolare della nostra agenzia. Beh, non sei indignato? Veramente no, perché non è neanche questo il problema, madame. È che io avrei ceduto anche volentieri agli avance della contessa. Spiegati un po' meglio! Eh sì, lei mi piace. È brusca, a tratti cafona, esagerata, però mi piace. Ed è lei la prima che mi ha fatto leggere le mie poesie. A modo suo mi è stata anche ad ascoltare. E poi ci ha pure provato. E quindi non ti senti più adatto per questo lavoro, che invece richiede limpidezza e serietà. Madame, non è questo il problema. L'avrei ceduto volentieri l'avance della contessa, solo che non ho nessuna esperienza con le donne, non ho nessuna esperienza di sesso. Ecco perché hai il tempo di scrivere le tue assurde poesie. Ma che intendi con nessuna esperienza? Niente, zero. Non ho mai visto una donna da vicino. E allora, se siamo a questo punto, complichi ulteriormente le cose. No. Io non posso accettare che tu faccia sesso con le clienti. Secondo punto, per rendere meno frustrante la tua vita, posso insegnarti il sesso. Oddio, qui adesso... Ma almeno mi dica da dove si comincia. Mi fai veramente ribrezzo. Ti offrirò un maestro. Signor Daniken, noi ci prendiamo cura della felicità dei nostri uomini.
dalla salute mentale dei nostri uomini, perché uno che non è in pace con il suo essere maschio diventa inefficiente anche nel nostro lavoro, in cui il sesso non è contemplato. Madame, io incomincio ad avere paura. Che mi farà questo essere? Ti insegnerà tutto quello che devi sapere sul sesso e sulle donne a letto. Cose che nessuno sa. E che potranno servirti nel caso in cui qualche donna, per qualche oscuro capriccio, volessi abbandonarsi a qualche ora di lussuria con te. Ore di lussuria? Qualcosa di meno impegnativo? Devi essere il massimo. Però ora voglio ricordarti la nostra regola fondamentale. Niente sesso con le clienti. Se cederai ai capricci della contessa, non sarai pagato. Noi offriamo compagnia alle signore, non puttane. Vai, vai, vai ad imparare qualcosa. Fuori dalla mia vista. Alzati. Alzati.